La DIA ha eseguito un'ordinanza di custodia del GIP di Caltanissetta per tre indagati nella nuova inchiesta sulla strage di Via D'Amelio, in cui morirono il giudice Paolo Borsellino e la sua scorta. Riguarda uno dei presunti mandanti, il boss Salvatore Madunia, e due esecutori, Vittorio Tutino e Salvatore Vitale. Il provvedimento è stato notificato dalla DIA in carcere a Madonia e Tutino perché già detenuti e nella casa di cura in cui è ricoverato agli arresti domiciliari per gravi patologie a Vitale. Scende lo spread tra BTP e Bund tedeschi sotto la soglia dei 300 punti. I mercati attendono con fiducia l'esito dell'adesione volontaria allo swap greco, ovvero l'operazione di scambio titoli tra Atene e i creditori privati, che si concluderà questa sera alle 21. La BCE intanto ha deciso di mantenere invariati all'1% i tassi di interesse. Dalla Germania arriva il dato relativo alla produzione industriale. A gennaio è cresciuto dell'1,6%, laddove era atteso un aumento dell'1,1%, quindi meglio delle previsioni.